Venditalia 2018 è il momento di Suso App, l'azienda di respiro internazionale che in Italia è presente già da alcuni anni. Siamo in compagnia di Luca Rossato. Buongiorno Luca. Ciao Fabio, bentornato. Bentornato anche tu dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Oggi sei responsabile commerciale, un grosso peso perché devi gestire tantissimi clienti in Italia. E qui a Venditalia 2018 avete ancora altri prodotti da presentare. Quante novità? Un paio, ma belle, importanti, che adesso se vuoi ti faccio vedere rapidamente. Partiamo dalla piattaforma di fidelizzazione del cliente, la Loyalty. È una piattaforma che permette per la prima volta di dare vita alla chiave utente. Il cliente si registra, il gestore vede la funzionalità delle macchine, può interagire con le macchine, può programmare, preparare, aggiornare, nominare. L'utente finale, quindi lo user, può vedere il suo stato della chiave, se ha promozioni attive, può vedere i suoi 5 movimenti e può anche per la prima volta ricaricare da remoto la chiave con una carta di credito. Il tutto poi lo trasferiamo su un'applicazione su cellulare. Usiamo il cellulare non per acquistare ma per ricaricare. Per noi è un grande distinguo. La chiave è quella che tu hai proprio tra le mani, è questa qui. Questa è un'altra novità nostra, è un partner nostro, si chiama Giussani. Questa è una chiave che internamente ha un'elettronica, dialoga con una serratura che è intercambiabile con le serrature di uso normale e meccanicamente non ha nessun problema di installazione. Sostanzialmente il concetto è molto simile alla parte meccanica: uso la chiave, ho un codice, ma in caso di dubbio, interventi, furti o altre situazioni che gravino attorno a una macchina, io riesco a recuperare tutti gli eventi accaduti in quella macchina: aperture, chiusure, chi l'ha aperta, chi ha fatto delle determinate attivazioni. Assieme a questa ci sono altre due chiavi. C'è una chiave rossa che noi chiamiamo master, apre e chiude il circuito di programmazione. C'è una chiave azzurra che è una chiave di log che permette all'operatore di recuperare tutti i dati di apertura della macchina. Poi il tutto va su un'app a cellulare dove posso inviare un calendario di apertura della macchina, dove posso cambiare un codice a serratura, dove posso mettere in blacklist una chiave. Posso fare tutte attività che una volta non erano possibili fare, almeno che non si intervenisse meccanicamente. E infine, ma non meno importante, c'è l'acquisizione di Co&Co. Certo, abbiamo anche questa novità, è un'azienda americana storica, è stata acquisita un mese fa più o meno. Qui in Italia presentiamo in questo momento un prodotto che è il Vantage e pian piano inizieremo a inserire, presumo dal 2019, tutta l'altra gamma di prodotti, quindi che arrivano da lì. Ci saranno altri tipi di direttori, probabilmente una telemetria, probabilmente, non so se per il mercato italiano, una rendiretto già conosciuta, e anche questo è un partner che è salito a bordo del mondo Suso. Insomma, come al solito, come ogni due anni, possiamo dire tanta roba. Tanta roba, veramente, e siamo contenti. Grazie, grazie Luca, vieni qui, saluta a tutti loro, noi insomma abbiamo modo di incontrarci di tanto in tanto agli eventi, ma tu mancavi da un bel po' di tempo dagli schermi di VendingTV.it. Saluta a tutti loro. Un saluto a tutti, un saluto a VendingTV e un saluto a te Fabio. Grazie, grazie a te Luca. Amici, noi continuiamo per documentare tantissime altre novità qui a Venditalia. Sono tante, ma tantissime. Non andate via.